Da tra qualche giorno esce Sparking Zero e io ovviamente sono gasato e lo comprerò perché sono malato e sono a quel livello di responsabilità dell'età adulta e età mentale in cui ancora ogni tanto penso, ma vabbè, fammi provare comunque a lanciare un'onda energetica, dai, magari oggi è il giorno buono. Quindi benvenuti su WatchMojo Italia, oggi mixiamo anime e videogiochi e vediamo una top 10 però dei videogiochi più di merda della storia di Dragon Ball. Porcate allucinanti, dagli anni 80 fino a oggi e ce ne sono state. Quasi quante sono le puntate di Dragon Ball Z. Fatemi sapere qua sotto se l'avete mai giocati, quanto l'avete trovati schifosi, quali altri aveste messo, oppure se siete in disaccordo. Lasciate like, seguitemi su Instagram che trovate qui sotto e via. Alla numero 10 con Z Super Butoden 3. Partiamo con un piccolo gioco, ma piccolo letteralmente, perché appartiene alla fortunata categoria record dei picchiaduro con meno personaggi da far picchiare di sempre. Dragon Ball ovviamente noto per i suoi miliardi di tipi improbabili, memorabili. Tu che fai? Ce ne metti ben 9 in questo gioco per SNES, tra l'altro 3 di questi tra i più celebri e amati, no? Darbula, Kaioshin e C18. Vabbè, C18 alla fine è sempre stata apprezzabile per le sue plurime capacità e l'induzione di innumerevoli bastoni allungati nel corso della storia. Però ecco, Darbula e Kaioshin! 6 tizi tra l'altro in più, tutti biondi per essere riconosciuti facilmente. Dicevi, beh, piglio Goku, selezionavi Gohan perché almeno un minimo di differenza negli sprite. Il resto era un premi quasi senza combo. Un gioco incredibile. Alla numero 9, Dragon Power, il cui titolo sembra quello che avrebbe un videogioco che non può permettersi il titolo originale, ma vuole farlo lo stesso, solo che Dragon Sphere o Dragon Round Object sarebbe stato troppo palese, quindi Dragon Power. E in effetti è esattamente quello che è successo, benché di pubblicazione Bandai per il primo Nintendo. Siccome Dragon Ball non era ancora stato localizzato in Occidente, allora per qualche ragione in Giappone dissero, ahi, di sicuro venderà di più se Goku diventa Monkey Man, le sfere del drago, le sfere di cristallo e l'onda energetica, l'onda di vento. E Bulma, facciamo i capelli rosa però, come in alcune tavole colorate del manga che sono viola, così anzi siamo anche più canonici. Il resto del gioco in realtà risulta anche simpatico da vedere. È nella lista però peggiori giochi di Dragon Ball perché non è un gioco di Dragon Ball, anche si spacci per tanto. Alla numero 8, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, che non è il 22esimo capitolo di una serie, ma è perché ha un roster di 22 personaggi che in realtà poi sono 27. Quindi perché non chiamarlo Ultimate 27? Così il pubblico da subito sapeva che ce n'era di più. A livello di vendite penso sarebbe andato meglio, non si sa. Come non si sa come una cosa disegnata a mano così bene e con questa bella veramente colonna sonora, effetti di voce fondamentali, fighi per un picchiaduro, poi faccia schifo. E questo è perché ci si picchia, ma non duro, è un picchia lento, è un picchia masochisti tra l'altro, perché aveva un problema di glitch, a metà dei personaggi restavano fermi per 10 secondi quando eliminavi senza poter far niente. Se riuscivi tra l'altro a sceglierli a monte dall'interfaccia foto di gruppo incasinatissima all'inizio, e dopo un caricamento di 3 minuti, non esagero, una singola partita durava quanto una trasformazione di Goku d'anime. Alla numero 7, anime designer Dragon Ball Z. Sì, perché molti non sanno che nel 96 uscì per Apple Computer il gioco per creare sfondi animati Dragon Ball con Paint, parlocco, che ti permetteva di fare quello che vedete. Solo che poi comunque non potevi guardare il prodotto finale, potevi solo fare dei montaggini di 2 secondi che si autoesaurivano in delle simil GIF, ma neanche quello. E chi non ha mai sognato di mettere i baffi a Vegeta e mettere 47 Goku nella stessa immagine, mettendo poi un incredibile filtrino con le fiamme per soli $40. Ma è un affarone, altro che Sparking Zero. Io voglio il seguito di questo. Alla numero 6, Dragon Ball Z The Legacy of Goku, una legacy fatta di grandi imprese per salvare l'universo, come per esempio quella del primo livello di questo gioco, che è andare a ritrovare tutti i giornaletti porno del maestro Muten, perché altrimenti niente bastone allungati a quell'età, lo posso anche capire, mi sembra giusto. Per Game Boy Advance la cosa meno game, non so se boy ma di certo non advance mai vista, qualunque trasformazione contro qualunque cattivo non importa, Goku ha una singola e unica mossa, ossia girarsi, tirargli una pizza in faccia a chi lo insegue a passo d'uomo per bloccarlo, avanzare di altri 3 passi, lanciargli addosso un'ondina poco energetica e ripetere questo all'infinito fino alla fine di un gioco venduto sotto il genere GDR. Gesù Dio, ricordami perché l'ho comprato.
infatti Dragon Ball GT Final Bout, Dragon Ball l'ultimo incontro, che per come stava messo sto gioco poteva anche essere sì il primo e ultimo incontro di questa serie con l'Occidente, quando fu pubblicato nel 97 come primo gioco portato fuori dal Giappone della serie, con un twist incredibile. Nel 97 metà del roster dei personaggi che vedete non era neanche lontanamente arrivato nella serie animata da noi, e non l'avrebbe fatto per altri 100 episodi, quindi pesantemente spoilerate tutti quanti. Incredibile, ma almeno era difficile da capire cosa si stesse guardando e o muovendo. Agglomerati di cubi come andavano per la Play 1 in stile nipponico dell'epoca, molto alla Legend of Dragoon, no? Ma almeno se lo finivi sbloccavi un combattimento segreto contro il grande scimmione dorato, o almeno la sua metà inferiore, perché non erano riusciti a infilarlo tutto nello schermo. Bellissimo. Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, attenzione, non Budokai, sia mai Alda, Ultimate Merdaici qui, che nel 2011 arrivò per 360 e Play 3 con una promessa soddisfatta per una richiesta che i fan volevano da eoni, ossia avere la possibilità di creare un proprio personaggio. Che figata, finalmente potevi crearti il tuo incrocio di Bulma C18 Best Waifu perfetta. Bellissimo. Peccato una cosa: come ogni gioco che si rispetti con una creazione del personaggio, questo poi non poteva interagire con la storia principale. Cosa? Non solo, la storia era sempre quella da anni, quindi ci voleva un minimo a fare dei cambiamenti per inserirlo. Niente, ma niente da fare. Beccati sto gameplay di soli quick time event, premi X a manetta con e io amo gli effetti sonori e il voice over di questi giochi, ma oh, non stavano zitti un secondo. Alla numero 3, Dragon Ball Z Taiketsu. Sempre per Game Boy Advance, quello che state guardando non è un video a qualità inferiore che non sono riuscito a scaricare bene da YouTube, ma sono veramente i modelli del gioco stesso, sia 3D e poi non ripitturati in pixel art sopra il rotoscope, no. Visto quando prendevi il secchiello su Paint e ti faceva quella macchia di colore spataccata? Così. Non sono i personaggi, devono dare l'idea dei personaggi, facendo però perdere diottrie per i pixel in sovrapposizione mentre li guardi. Cosa ha di bello Dragon Ball? Le trasformazioni sempre più forti, ovviamente, quindi che fai? Ci metti solo i livelli base, con tutti i personaggi anche qui preferiti dal pubblico, no? Come Freezer, primo stadio Goblin e Imperfect Cell. Figo! Si può combattere solo a terra, ma c'è uno scenario aereo, che è a terra solo che in aria, cioè la stessa cosa. Loro non volano, semplicemente cambiano il fondo e va bene. Alla numero 2, Dragon Ball Z Sagas, unico gioco della storia a essere mai stato prodotto da uno studio americano, l'Avalanche Software, edito da Atari. Si capisce bene perché poi probabilmente parte del consiglio d'amministrazione Bandai fece seppuku per il pentimento dell'aver dato i diritti alla seconda metà restante, proibì un simile scempio futuro da quel momento in poi. È un gioco che è nei cuori di molti perché per Play 2 all'epoca vendette anche abbastanza, ma non c'è nulla di gioco. In questo gioco letteralmente vai in giro correndo o volando, se questo lo vogliamo chiamare volare, in ambienti vuoti, popolati solo da personaggi che devi menare, che comunque non ci mettono molto ad abbandonare anche loro la schermata perché la camera non seguiva. Tu dovevi andare a immaginazione di dove finivano tutti quando li spingevi fuori dall'inquadratura. Era molto orribile. E alla numero 1, Dragon Ball Z For Kinect, che praticamente è Dragon Ball Ultimate Tenkaichi For Kinect, solo che non si chiamava così per evitare di avere di nuovo il pubblico coi forconi sotto gli uffici dopo mezza giornata. Almeno aspettiamo passi almeno una settimana, toh. Che dire, For Kinect racconta tutto quello che dovresti sapere. Hai mai voluto lanciare un'onda energetica? Beh, ovvio, no? Beh, continuerà a rimanere un sogno e non si avvicina neanche lontanamente, tra l'altro, all'esperienza che uno si potrebbe immaginare. Tutti i quick time event del gioco precedente sono qui trasferiti sul movimento del Kinect. Sia prima almeno il bottone che premevi capiva che se premuto doveva eseguire un'azione. Qui si trattava di picchiare l'aria di fronte a te sperando che il sensore interpretasse il tutto come un movimento, cosa che non succedeva mai, quindi lo facevi con una foga inconcepibile urlando come Junior quando vede qualunque cosa, e comunque non succedeva mai lo stesso, quindi picchiavi direttamente la TV a quel punto. Allora, piaciuta questa top? Mi raccomando, lasciate like, guardate questi altri video e ci vediamo domani per un'altra top 10.